Buona Epifania, c'è ancora bimbina. E adesso andiamo a vedere se è passata la Befanina. Anna è passata. Tiro sta Befana. L'ha fatto lei, Come fa, pensa, è la guarda. pinta della mia vita. Ciao carissimi, sono appena tornata da Praga, sono andata con la mia ragazza e oggi vi faccio vedere tutto ciò che abbiamo preso per questo nostro primissimo viaggio all'estero insieme, quindi è stato veramente, ma veramente speciale che ve lo dico a fare. Partirei da questo qui, siamo andate al Museo dei Minerali, cioè in realtà il Museo di Storia Naturale c'era la parte dei minerali e mi sono presa questa fantastica pietra, non mi ricordo che pietra è, mi pare che è l'agata rosa, una cosa del genere, comunque è veramente, veramente carina. Dopodiché ho preso queste due calamitine qui, che sono in realtà due regali. Non vi dico per chi ovviamente, però c'è prima questa con scritto Praga, guardate che carina, cioè si può. E poi quest'altra super semplice ma veramente carina. Questi sono due regalini per un mio collega e per la mia migliore amica. Per me invece questa calamita tutta in legno che ha la torre dell'orologio famosissima a Praga, che ha una particolarità. Le porte si chiudono. Cioè ragazzi, è spaziale, sapete quanto amo le calamite? Quando ho visto questa sono impazzita. Dato che non ce ne basta solo una, ho preso anche questa qua con scritto Love Praga, con sempre l'orologio astronomico, che è un simbolo importantissimo della città, e il ponte di Carlo. E anche questa gira, cioè, ma si può. Queste due andranno direttamente nella mia collezione di calamite. E nella mia collezione di cartoline andrà proprio lei, la prescelta per questo viaggio, questa calamita qua, sì, calamita, cartolina. Con la piccola Venezia, la chiamano così, bellissima, ci sono stata, stupenda. Qui è bella perché fa vedere proprio i mercatini di Natale della piazza vecchia, della città vecchia, e c'erano i mercatini di Natale perché siamo andati appunto nel periodo di Natale, quindi lo ricorderà. Ponte Carlo e di nuovo Ponte Carlo in un'altra traiettoria troppo troppo bella. Altra tradizione, altra corsa, ho sempre un portachiavi da tutte le città che visito e ho preso questo di legno in questo posto qua. Ve lo faccio vedere perché vedeva tutte cose di legno, quindi se ci capitate, bellissimo. Semplice cuoricino smaltato con appunto Praga. Non potevamo, da fissate della Lego quale siamo, non andare al Museo della Lego a Praga e ho preso questo come ricordo. Un piccolo castellino della Lego con un piccolo silente che ovviamente monterò. Guardate che carino. Adoro. Per i miei genitori mi sono state appositamente chieste due tazze per fare colazione, per mettere il caffè e ho preso queste due. Con annessi anche cucchiaini, questa qua molto carina con la piazza della città vecchia e il Ponte Carlo e quest'altra anch'essa molto carina, grigia. Per mamma e papà. Io mi sono presa un super regalo che non potevo lasciare lì. Ed è lui, questo splendido ciondolo di Praga con Praga qua e dietro la scritta U. Praga. Altra calamitina questa troppo carina. Questo me l'ha fatto Giulia per il compleanno. Vabbè. Magliettina carina per dormire. Fatta così. Cioccolatino. Al Madame Tussauds. Questa foto che fa straridere. Pezzo forte regalo di Giulia per il compleanno. L'orologio astronomico di legno. Adoro. Ragazzi, non vi ho ripreso molto di quello che è successo finora perché non è che adorassi molto quello che stava succedendo, però stavo salutando Giulia, l'ho accompagnata in stazione, doveva prendere il treno per tornare a casa, quindi è stata tosta. Poi mi sono riposato, ho editato il secondo vlog di Ginevra perché siete super indietro, per colpa mia, perché sono super indietro ad editare, quindi mi sono un po' assestata. Prima c'era Giulia, ci godevamo la vacanza, quindi non è che stavamo a editare il vlog, quindi adesso appena andata via mi sono riposata e ne ho approfittato. Io un po' sad, però sto andando a vedere Vale perché mi era mancata e sto portando il suo regalino da Praga. E eccolo qui, sta qua dentro, che è una semplice calamitina in realtà, perché lei mi aveva chiesto appositamente una semplice calamita, dato che ogni anno, ogni vacanza che faccio, gli porto una calamita, il suo frigo è pieno di calamite mie, e quindi la voleva un'altra, io l'ho portata e vi farò vedere qual è direttamente quando la scarta. Adesso esco con Vale e sono bello. Adesso il secondo vlog di Ginevra, no, di Praga, Elena di Praga, non di Ginevra. Vabbè, comunque, adesso vado da Vale e sono felicissima di vedere Vale, ma molto triste di aver salutato Giulia, quindi vedere Vale sarà tipo un toccasana che mi rigenererà. Vabbè, avete capito. Adesso vado, mi sono preparata al volo giusto per avere un aspetto vero da pazza. E adesso andiamo da Vala. Ciao, ma
guarda, non te l'aspetteresti. Vai. Immagina solo cosa può essere. Guarda. Sei pronta, vero? Guardiamo un po'. Curiosa. È una calamita. Ma che carina. Dai, è bellina. Io ho preso una corona perché sono una regina e un Moscow Mule perché lei è la serva della regina. Vai. No, it's not true, it's not true. Comunque mi è rimancata, cacca. Ciao cari, vabbè, a parte i miei capelli che non si sa che cosa sono, cosa stanno facendo, non lo so. Comunque, sono già vestito, ho il vestito di prima e adesso vado al cinema con Vale che andiamo a vedere Megan, che è un horror che ragazzi io voglio vedere da un sacco di tempo, cioè veramente è, secondo me è troppo figo quello della bambola robot, insomma ci siamo capiti. Adesso ho letteralmente 10 minuti per darmi una truccata rapidissima e andare. Quindi faremo un angolo di Furlan tipo al fly, perché ve lo voglio troppo fare, perché questo è l'ultimo vlog, ma su ufficialmente, quindi aiuto. E già vi dico da adesso che vi ringrazio tantissimo di essere stati con me per questa avventura. Siamo stati letteralmente un mese e qualche giorno insieme. Cioè, grazie. È stato veramente, veramente bello. E sono così fiera di essere riuscita a fare dei vlog lunghi e con lo spazio nel telefono. È stato bellissimo. Il vlogmas. L'angolo di Furlan a cui ho intenzione di rispondere oggi è di Barbara, che io ringrazio. Cioè, raga, facciamo tutti un applauso a Barbara, perché è stata l'artefice della maggior parte degli angoli di Furlan di quest'anno. Cioè, io rispondevo a tutti gli angoli di Furlan, ma la stragrande maggioranza degli angoli di Furlan me li ha fatti lei. Cioè, quindi proprio le domande, lei è stata la persona che me le ha fatte di più. E quindi, dato che è l'ultimo vlogmas, volevo fare un ringraziamento speciale a lei, che mi ha fatto tantissime domande straparticolari e a ogni angolo di Furlan, senza mai saltarne neanche uno, mi domandava cose. Quindi, veramente grazie, perché ha reso questi angoli di Furlan super interessanti e carini. E io adoro fare gli angoli di Furlan perché tengo nostra compagnia, quindi grazie di aver contribuito a questa cosa che io sinceramente adoro fare. E la sua domanda è, l'ultima per questi vlogmas, mi viene da piangere, però è quali sono i miei youtuber preferiti italiani? Allora cara, la mia preferita attualmente, in realtà da due mesetti, quindi neanche da tantissimo, ma che veramente raga mi mangio i suoi video, non me ne perdo uno, e credo che molti di voi saranno d'accordo con me, scrivetemi qua sotto chi ha la stessa fangirlaggine per questa youtuber, è Rullo di Tamburi. Qualcuno avrà già capito, chi mi conosce sa, Elisa Tu Crime. Ebbene sì ragazzi, Elisa Tu Crime, vi dico che io e Giulia fissate, ci guardiamo tutti i video, pure io e Valentina, io e Leonora, cioè e condivido questa passione con tante mie amiche e la mia ragazza. E comunque adoro Elisa Tu Crime, proprio il modo in cui spiega le cose, mi piacciono quei fatti là, insomma mi intrigano, non che mi piacciono, insomma non sono proprio belli, però insomma mi attira sapere determinate cose. E Elisa le tratta in una maniera molto rispettosa, fa capire bene, cioè ti rapisce, cioè tu l'ascolti e sei così a bocca aperta, cioè sospesa. Elisa, ecco, per adesso ti risponde Elisa Tu Crime. Sì, nel frattempo sono uscita perché stavo ritardando. Ciao, ho preso anche la sciarpa di Ele che mi ha accompagnato per Ginevra e Praga e me l'aveva prestata lei e niente raga. Mi dispiacerà separarmi, ma la devo ritare alla legittima proprietaria. Comunque, Maschi è sempre stato Favij J, però ultimamente non lo seguo più di tanto. E diciamo che Maschi non ho proprio un youtuber preferito. Quindi per ora ti dico Elisa Tu Crime, è proprio quella che mi fa più impazzire. E gli altri sì, li seguo tutti, insomma, pari merito. Quindi ora scappo che c'è anche Ele. Quindi andiamo al cinema di pensare. E via. Pensavamo un po' meglio, però carino, dai. Siete curiose? Eccoci qua, cariche!